Eras per me comunque è stata una famiglia e lo sarà per sempre. Per me Kairos è un'opportunità. È stata un'avventura molto importante nella mia vita perché mi ha insegnato abbastanza a crescere, a vedere le cose in due modi diversi. Per me Kairos è il piacere di stare con gli altri. È un mondo, è uno stile di vita quasi, più che una comunità. Perché è un donare, un capire, un anche se non si capisce accettare. Per me Kairos è divertimento e stare insieme. Per me Kairos è stata come una famiglia, una salvezza, sono cresciuto lì. Forza ragazzi, che ce la farete anche voi. Ce l'ho fatta io e Burgio ve lo può dire. Ce la potete fare anche voi. Quando ero giovane ero in oratorio, facevo l'educatore in oratorio come tanti, e però avevo questa capacità inaspettata di sapermi relazionare con questi ragazzi un po' più difficili, no? Magari non proprio da oratorio. E mi ricordo proprio un ragazzo che mi disse, io gli chiesi come ti chiami, semplicemente questo, e la risposta fu cazzi miei, in maniera abbastanza lapidaria, no? E in effetti fu per me simpatico l'incontro, non mi diede nessuna come dire, reazione emotiva, anzi si scatenò una simpatia e poi in effetti con quel ragazzo si fecero tante strade insieme nel mio quartiere che era il suo, il Giambellino a Milano. È da questo episodio che 20 anni fa, nel 2000, inizia l'avventura di Kairos. Accanto a Don Claudio Burgio c'è fin dal primo istante Giuseppina Re. Insieme, con l'aiuto di famiglie sensibili all'accoglienza di minori in difficoltà, Don Claudio e Giuseppina fonderanno l'associazione e la comunità di accoglienza. Allora, Len era un ragazzo che si è presentato all'oratorio di Lambrate e si è messo a giocare a calcio, per cui Don Claudio l'ha incontrato ed è stato poi tutta una serie di anche interventi, anche di accompagnamenti rispetto anche al permesso di soggiorno, rispetto a Roma, eccetera, dove ci siamo conosciuti e dove l'abbiamo accolto poi nella prima comunità. Io e lui abbiamo vissuto insieme, è stata un'esperienza molto interessante per me perché è stato il primo ragazzo della comunità, per cui devo dire che da lui ho imparato tante cose, ho appreso anche un po' il suo contesto culturale, un po' anche i primi momenti della vita comunitaria, quindi per me quasi come se fosse un primo figlio, devo dire, ecco, questo posso dire nei confronti di Len. Adesso lui tra l'altro è un educatore qua in Kairos, quindi è comunque una soddisfazione vederlo anche da un altro punto di vista, quindi non solo come ragazzo ma anche come uomo che è cresciuto con la sua famiglia. Allora, questa esperienza è nata, penso, 20 anni fa, quando ho conosciuto Don Claudio in un oratorio a Milano, durante un allenamento, giocando con dei ragazzi. Mi sembra che l'hanno chiamato per dire di venire a vedere che c'è qualcuno, un ragazzo in campo che sta giocando e che sta giocando bene. E lui è venuto e abbiamo giocato insieme, ci siamo conosciuti e così è nato un po' il nostro così è stato il nostro punto di partenza. Kairos nasce con il desiderio grande di poter accompagnare i ragazzi, soprattutto nella transizione dell'adolescenza, verso un benessere, verso quella che è la loro storia, la loro destinazione. Per cui noi accompagniamo questi ragazzi nella difficoltà di un momento, anche se per dire arrivano dal Beccaria, arrivano da contesti di fragilità, e attraverso una serie di azioni, di vicinanza, cerchiamo di aiutarli a percepirsi, a capire chi sono e a guardare oltre e guardare con positività il loro futuro.
Cosa vuol dire educare? Nella storia di Kairos, educare è trasmettere la sapienza del vivere. Educa solo chi ha visto e sperimentato la bellezza e il dramma dell'esistenza, la gioia e la fatica dell'essere educato, la responsabilità ed il peso delle decisioni e delle scelte. L'educazione è la faticosa testimonianza del senso della vita che non esonera il minore dalla propria libera determinazione, ma ne rafforza la ricerca. E in questo dinamismo, ogni momento di crisi, sia nella vita sociale che in quella individuale, è un tempo propizio nel piano pedagogico di Dio. Con l'aiuto di Burgio e anche di altri ragazzi che mi stanno aiutando, sto cambiando lentamente. Come lo trovate, Jan? Bene, molto bene, sereno rispetto all'ultimo periodo che ha passato, che era molto pesante, che era sulla strada, era un po' in giro così. Era pesante per noi, ma per lui anche, perché sì, effettivamente ha sofferto, ci ha fatto soffrire, perché quando un figlio fa quello, però soffriva di più lui, ce ne siamo resi conto. Oggi ho visto i miei genitori. È sempre difficile rivederli perché pensi sempre a quello che è stato prima, però è anche piacevole perché non li vedevo già da quasi 2 settimane. Veniamo da un'esperienza anche di una figlia che se n'è andata per sempre. Me l'ha detto, e sì. Lasciare andare un altro figlio era come se morisse un altro figlio, invece poi ci siamo resi conto che era per il suo bene. Il compito più urgente per l'adulto è allora innanzitutto quello di capire, di mettersi responsabilmente in discussione. Educare è educarsi, mettersi in gioco nel rapporto educativo, non fuggire. Non ho avuto molti punti di riferimento, di conseguenza ho cercato sempre la via più facile. Mi ricordo a 19 anni ormai già pensavo così e dicevo o finisco morto o finisco in galera, se continuo così. Non è mai facile, secondo me, vivere in periferia. Nel mio caso non ho avuto, per esempio, neanche mio padre. È stato un fattore pesante. E cresci essendo un po' il ragazzo ribelle, cioè non ti vedi uguale agli altri. Non ti dai una spiegazione perché comunque sei piccolo, ma lo noti, cioè è pesante. Nell'esperienza di Kairos, la comunità è un luogo di passaggio che non intende prendere il posto della famiglia, ma che non va confusa con un parcheggio per ragazzi. Ogni comunità, infatti, è pensata come spazio e tempo di relazione, come ambito indispensabile per il riconoscimento dell'identità personale, in cui vivere la reciprocità come risorsa e non come limite, imparando a comprendere l'altro come dono. Parliamo un po' di Dio, dai, raga. Come su Dio, a quest'ora? Tanto non c'ho voglia di andare a letto. Dai. Vabbè, cos'è il problema? Questo fatto qua, cioè, di non credere o non... di credere o non credere, cioè, se Dio veramente esiste, sì o no. E questo è un argomento che incredibilmente torna in maniera preponderante a volte, sia all'interno di una cena, sia all'interno della comunità. Cioè, se io penso, se magari un giorno avrò un figlio o una figlia e qualcuno magari mi uccide, cioè, io come faccio nella logica a pensare Dio perdona lui? Cioè, umanamente, capisci? Non è facile, certo. È proprio, devi passare... Ma infatti Dio è Dio. Non è un uomo, non ragiona come gli uomini. È strano, ti giuro, come cioè, noi possiamo ragionare come lui e allora ci eleviamo, ma lui non è che ragiona come noi. Dio, che presenza è nella mia vita? I ragazzi si interrogano, si fanno domande, mi fanno domande. E io credo che questo sia importante. Oggi non è importante educare troppo le risposte, è educare le domande la cosa più importante. Tipo, mi capita che magari sono un passo dal crederci, poi non so mai, mi arriva sempre una domanda che mi fa cambiare la strada, capisci? Beh, ma è meglio che hai domande, eh? Sì. Anche lui è passato da 1000 domande e ancora ne ha, e anch'io ne ho ancora. Io ci tengo che questi ragazzi, interrogandosi sulla propria vita, si interroghino molto anche sul senso della loro vita di fede. E tu stai bene in questo periodo? Non tanto. Non tanto? E quindi devi cercare un po'. Devi cercare un motivo, secondo me. E tu stai bene, mamma? Io sì. Sì? Proprio musulmanino, proprio... Ma non, cioè, non doc. Sono come un musulmano perfetto, perché per essere perfetto devo fare delle cose che... Io neanche lo so perché sono uscito da 11 anni dal mio paese.
Una cosa che mi ha sempre stupito nei ragazzi incontrati qui in comunità, anche al Beccaria, è questa dimensione della fede, di qualsiasi fede, che però è sempre presente, incredibilmente presente, soprattutto nelle ore serali. Quando tipo mia sorella si è allontanata da me, poi anche la morte di Ilaria, così, cioè è lì da quel momento lì che ho cominciato a farmi le domande. Dei dubbi. Sì. La domanda forse che ti viene spontanea è, cioè, cazzo, proprio a me, capisci? Cioè, ti ho chiesto, ti ho pregato, anche se non credo, ti prego, penso a te, vado in chiesa per te, perché chiedi un minimo piccolo aiuto e tu mi fai una cosa del genere, capisci? Cioè, non mi aiuti. Hai ragione, però è proprio lì il problema, che per quanto tu possa pensare che la vita la decidi e la vuoi come la vuoi tu, però poi la vita va come deve andare e quindi Dio magari ti fa vedere delle cose ancora più belle attraverso anche dei momenti così difficili. Allora, il primo passo, secondo me, che devi ritrovare per capire e riavvicinarti a Dio è aver fiducia, non la fede. La fede è un bel salto. L'adolescenza è una nuova nascita. Se nella prima nascita vieni al mondo non per tua decisione, con l'adolescenza diventi soggetto responsabile che interagisce con gli altri ed è artefice del proprio destino. Occorre però una comunità di adulti capace di accompagnare e custodire questa nuova nascita senza imporre tempi e modi. Stando con dei ragazzi, piano piano ti scatta dentro qualcosa di più forte, no? La voglia di fare qualcosa per qualcuno. E da quel momento ero sempre vicino a Don Claudio, la Giusy, e piano piano ho anch'io imparato a stare con i ragazzi e a capire cosa bisogna fare per aiutare un ragazzo quando è in difficoltà. Mi sono formato e penso che dal 2005 sono stato sempre con loro e oggi, dopo tanti anni in comunità, lavorando anche con i migranti in giro in Italia, mi sono fatto una buona esperienza e sono stato chiamato da Don per questa missione e mi trovo veramente bene. Ho detto devo fare qualcosa per i giovani del Camerun, quindi ho pensato che potevo mettere insieme la mia esperienza di educatore e di calciatore insieme per creare qualcosa di unico. Ho messo a disposizione tutto quello che ho guadagnato per il tempo che ero in Italia. Ho caricato un container con il materiale di calcio e mi sono imbarcato su un volo per il Camerun per alla fine creare Kairos del Camerun. La storia di Kairos documenta che ogni adolescente, per quanto sia segnato dalla rabbia, dal risentimento, dal disagio di una storia iniziata in salita, è sempre una persona sacra, aperta alla realizzazione di sé e orientata al bene comune. Nella fede, come nella vita, non si cresce mai da soli. E per stare insieme occorre mettere al centro il perdono. Non posso ancora dirmi un credente vero e proprio, però avverto sempre di più la bellezza del cristianesimo. E la proposta cristiana è bella perché è esigente, perché interpella seriamente la mia libertà e non mi propone facili scorciatoie per la felicità. Non dimenticatevi di noi durante questo sinodo, di quei giovani che per un misterioso disegno della vita hanno conosciuto l'abbandono, il carcere, la solitudine. Noi, proprio per i nostri sbagli, per tutte le sofferenze provate e per l'esperienza di cambiamento che stiamo vivendo, possiamo essere un dono anche per altri giovani. Fateci incontrare un Vangelo vivo, che si esprima attraverso il volto di persone vere e felici, come quelle che ho incontrato io negli ultimi anni. Ringrazio Dio per la loro testimonianza silenziosa e quotidiana, che mi ha affascinato e attratto al bene e al bello. Grazie. Questi 20 anni sono stati per me
molto belli, molto profondi e anche a volte molto intensi, non sempre facili. Nel senso che io ho iniziato un po' per passione, un po' anche impulsivamente e poi pian piano ho cominciato anche a studiare un po'. Quello che rimane sempre, che io cerco sempre di darmi, sono le motivazioni, perché poi negli anni non sempre è facile avere le stesse motivazioni degli inizi. Secondo me invece è importante che ognuno si metta un po' in discussione, quindi io ho vissuto questi 20 anni come una serie di momenti, e devo dire anche riflettendo sulla mia maternità, io non ho figli miei, sono sincera, però è come se tutti un po' fossero miei figli, quindi secondo me sono stati belli e ogni volta che ci ripenso io ricomincerei tutto da capo, con tutte le fatiche, con tutte le difficoltà, tutto quello che è stato, ricomincerei. Per me è un'esperienza, questi 20 anni mi hanno dato tanto e continuano a darmi tanto. 20 anni sembrano passati in un attimo, perché in questi 20 anni abbiamo incontrato centinaia di ragazzi, tanti adolescenti, minorenni, neomaggiorenni, tante storie diverse, storie drammatiche, storie difficili, storie anche però di riuscita, storie nelle quali un ragazzo riesce comunque a evolvere. Li abbiamo a volte attesi lungamente, qualche ragazzo, perché i veri cambiamenti si realizzano nel tempo, negli anni, a volte ci vuole anche un decennio, però ecco, dopo 20 anni qualche spiraglio l'abbiamo visto e allora ci crediamo ancora di più che non esistono ragazzi cattivi. Io direi che questa di Kairos, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue virtù, con tutta la sua voglia e bisogno di cambiare, è una bella impresa. Quando ripassi da Kairos ti accorgi che chi ha resistito, chi ce l'ha fatta, chi è rimasto lì, ha una luce diversa negli occhi. Vi stimo, vi seguo e gioisco con le vostre vittorie. Quello che ho imparato è che non esistono cattivi ragazzi. Con loro, stando con loro, sono riuscito a capire in pienezza il significato di questo non esistono ragazzi cattivi, che non è una frase buonista, è, se vogliamo, la sintesi dello sguardo d'amore misericordioso di Dio su di noi. E ho capito che la comunità Kairos non è semplicemente un parcheggio dove mettono dei ragazzi difficili, ma è un luogo di tenerezza per questi ragazzi. Per me Kairos vuol dire anche una società sportiva che da tanti anni gioca nel CSI, un'esperienza bellissima, spesso anche con risultati sportivi molto ma molto interessanti, ma soprattutto con risultati educativi meravigliosi. Da giornalista credo che sia molto interessante lavorare con loro, perché sono davvero un caso un po' unico e sicuramente molto speciale. Don Claudio Burgio, una persona che ha davvero a cuore il destino dei giovani, ha davvero a cuore che essi possano esprimere il mondo che tengono compresso in fondo alla propria anima. Perché noi tutti abbiamo bisogno di sogni e di necessità, ma c'è chi ne ha bisogno di più. Volevo abbracciare e salutare tutti gli amici dell'associazione Kairos con il quale abbiamo avuto il privilegio e il piacere di collaborare in passato e speriamo di collaborare ancora in futuro. Quindi seguiamo tutti Don Claudio Burgio, seguiamo Kairos, ma soprattutto sorridiamo sempre, perché il sorriso fa buon sangue. Ciao amici di Kairos. Caro Kairos e carissimo Don Claudio Burgio, io vi stimo e vi incoraggio a continuare così. Fate un'opera veramente importante e molto molto umana per il futuro di questi ragazzi. E allora io vi stimo e vi incoraggio da Fabrizio Fontana e Capita Ventosa. Ha! E tu di certo giocavi con noi, e ti abbiamo cercato, ma eri tu che cercavi proprio noi. Eravamo distanti dalla tua presenza.